Ciao a tutti, con questo video vi porterò in Cambogia e in particolare vi parlerò di Siem Reap. Siem Reap è stata la città di partenza di questo viaggio, durato una settimana, che ci ha spinto fino alla scoperta dei templi di Angkor e non solo. Il primo posto che abbiamo visitato è stato il villaggio galleggiante di Chong Nes, che si trova sul lago Tonle Sap. Questo villaggio si sposta a seconda della stagione e del livello del lago. Purtroppo il turismo dei viaggi organizzati è arrivato anche qui e se volete evitare la colonna di battelli dei turisti optate per un giro la mattina presto o la sera verso il tramonto. Ma ora arriviamo al motivo per il quale ho scelto di venire qui in Cambogia, i templi di Angkor. Il modo migliore per visitare il sito archeologico di Angkor è quello di affittare un remorque moto che vi porterà dove volete e vi aspetterà per quanto voi lo riterrete necessario. Lava, si fa già sentire qui in Cambogia, anche la terra. Cristina, fai capire ai nostri amici quanto fa caldo. Fa caldo, sta facendo il sole, sta facendo la sauna. Il primo tempio che ho visitato è stato quello di Ta Prohm, che secondo me è il top dei templi di Angkor, soprattutto perché questo è stato volutamente lasciato in balia della natura. Un altro tempio imperdibile è quello di Bayon, con i suoi 216 volti di Buddha scolpiti nella pietra. Questo tempio è ricco di bassorilievi e vale la pena una visita a quelli situati sulle mura esterne del primo livello. Il Phnom Bakeng si trova a 400 metri a sud di Angkor Thom, la città tempio, ed è famoso per la sua posizione dominante con vista sull'Angkor Wat. Questo è il monumento simbolo della Cambogia ed è anche presente sulla bandiera nazionale. Il tempio principale del sito di Angkor e sembra essere anche il più grande monumento religioso del mondo. Infine mi sento di consigliarvi di andare un po' controcorrente rispetto alla maggior parte dei turisti. Per esempio l'alba d'Angkor Wat, anche se è una cosa abbastanza suggestiva, questa magia viene persa nel momento in cui ti ritrovi con migliaia di turisti intorno che cercano di fare quella foto. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, cliccate sul mio blog www.claudiottaviani.com, iscrivetevi al mio canale di YouTube e Akkum!